Benediciamo il Signore per la gioia di stare insieme ancora in questa mattina. È sempre una gioia quando ci ritroviamo insieme. È bello poter ritrovare i propri fratelli, le proprie sorelle, i propri amici con i quali possiamo condividere che cosa Gesù, la presenza del Signore. Ed è sempre bello quando ci ritroviamo insieme perché è sempre gioia, è una grande gioia poter stare insieme e poter anche esprimere insieme. Quella gioia che non si trova da tutte le parti, ma quella gioia che viene e che nasce proprio dal nostro cuore e possiamo esprimerla. Nella Bibbia mi piace sempre quel passaggio biblico dove è scritto che il Signore ha fatto grandi cose per noi e quindi noi viviamo nella gioia. Il Signore ha fatto grandi cose per noi. Non è che ci ha dato soldi in banca o ha fatto grandi cose perché ha messo dentro di noi qualcosa che è a prescindere da quelle che sono le situazioni, le circostanze, quello che la società, il mondo inteso come sistema ci può dare. È qualcosa che è dentro il nostro cuore e che situazioni e circostanze non ci possono togliere. E noi siamo grati al Signore per la sua gioia, siamo grati al Signore per la sua pace. E siamo grati al Signore per quello che lui ha fatto, per quello che sta facendo, ma anche per quello che continuerà a fare. Amen. Dio è un Dio fedele. Alleluia. Lui ha promesso di essere con noi Gesù tutti i giorni della nostra vita. E così sarà. E quindi è bello poter celebrare il Signore insieme. Salmista soleva dire celebrate nell'assemblea dei giusti celebrate il Signore celebrare vuol dire innalzare e noi vogliamo innalzare il nome che ci è stato dato è l'unico nome che ci è stato dato al di sopra di ogni altro nome quindi non la chiesa evangelica non un'istituzione non un ente non è eh, noi innalziamo la persona di Gesù Amen quindi, se religione vogliamo chiamare, la nostra religione chi è? È Cristo Gesù. Amen. Quindi voglio dare un caloroso benvenuto anche questa mattina a tutti voi che siete qui, questa mattina insieme con noi, coloro che ci stanno seguendo forse attraverso uh, streaming, o il servizio online via internet. Voglio dare un caloroso benvenuto a quanti sono qui forse per la prima volta tra di noi. Come dicevo, non vi diamo il benvenuto nella Chiesa Evangelica, no, benvenuti nella famiglia del Signore. Mi piace ricordare che siamo una famiglia ed è bello vivere la famiglia. Io quando vado a casa mia trovo la mia famiglia, ah mi trovo bene, ah, mi sento protetto, la famiglia dà protezione, la Chiesa deve essere vissuta proprio come il senso della famiglia, quella Chiesa che Gesù ha costituito e che l'ha pure resa molto forte. Gesù disse io edificherò la mia chiesa, quindi la chiesa non è del pastore Samuele Pellerito, di una persona, la chiesa è del Signore Gesù. E Gesù ha detto io edificherò la mia chiesa e la edificherò e la um, uh, farò uh, forte, la renderò forte al punto tale che nemmeno tutte le forze dell'inferno messe insieme la potranno vincere o resistere. Perché Gesù è la nostra forza, Gesù è la nostra gioia, Gesù è la nostra pace. Amen. Facciamo un applauso a Gesù. Meritato Amen. Meritato. Alleluia. E noi ci piace anche applaudire la persona di Gesù. di solito si applaudì, si applaudis. Oh, che cosa ha suscitato? Applaudiamo. Amen. le persone della terra, gli uomini e perché non dobbiamo fare con Gesù. Amen. E quindi noi vogliamo riconoscere Gesù, vogliamo acclamare la persona di Gesù in mezzo a noi. Amen. Questa mattina siamo qui, riuniti, abbiamo sentito tutti gli annunci, vi prego di prendere nota e non solo di essere parte attiva. A tutte le attività che ci sono nella Chiesa. Amen. Quelle locali, quelle anche nazionali e chissà mai anche internazionali. Quindi, prendete nota del Family Day che si terrà a Roma. Chissà veramente riusciamo a mettere a organizzare, a prenotare un pullman, così anche noi possiamo fare e dare il nostro contributo con la nostra presenza. E così tutte le altre. Attività. Me, soprattutto la settimana, quattro giorni poi, infine, non, sono una, non è una settimana uh, completa, ma sono quattro giorni di lode e adorazione. Tutte le volte che l'abbiamo tenuta la settimana, ma anche tutte le volte che ci ritroviamo insieme, dopo questi giorni, dopo la preghiera, dopo la lode e adorazione, noi ci sentiamo fortificati, il nostro spirito viene fortificato. Quindi non vi assentate, cercate di essere presenti. E sicuramente potremo essere di benedizione ma nello stesso tempo anche ricevere benedizioni. Amen. Stavo dicendo che questa mattina uh, abbiamo tra di noi con gioia uh, il presidente del Sesto Proloco, quindi l'associazione che in qualche maniera dà la copertura uh, a tutte le associazioni presenti sul territorio sestese. Noi oramai da qualche anno a questa parte stiamo dando il nostro contributo come associazione, associazione Sorgente di Vita, eh, il nostro contributo attivo come parte attiva in, nelle attività sociali che si svolgono all'interno del nostro tessuto sociale, della nostra città di Sesto San Giovanni. E da qualche anno a questa parte eh, siamo stati introdotti anche ed incoraggiati. Ehm, a partecipare eh, a tutte le varie attività, iniziative, belle iniziative che si sono tenute e si terranno e si tengono nella nostra città proprio dal uh, presidente del sesto proloco nella persona del dottor Savino Bonfanti che questa mattina abbiamo qui in mezzo a noi insieme a Tiziana e che io vorrei chiamare eh, qui davanti per giusto intanto poterlo onorare. Noi siamo grati per tutta la collaborazione, la fiducia che è stata data perché per la fiducia che ci avete accordato eh, la possibilità di poter collaborare con le associazioni sestesi e ringraziamo anche il dottor Bonfanti per la fiducia no? che ha avuto in noi, che ha messo in noi per la possibilità, le possibilità che ci ha dato per collaborare quindi vorrei che accogliessimo con un applauso sorgentino il dottor Savino Bonfanti avanti Beh, non è facile raccogliere questo invito e sono io anzitutto che devo ringraziare voi per la, le cose belle con cui abbiamo cercato di portare un messaggio di, di, di serenità, di pace, di... di eh, dalla bellezza dello stare insieme in questa nostra città un po' così, almeno parlo per, per me come se stese, un, un po' così particolare, confusa a volte, sotto certi aspetti poco vivibile. Eh, io credo che eh, chi ha una fede, eh, questa fede la deve tradurre anche in, in gesti che aiutano a migliorare la, questo mondo in cui viviamo. Quindi sono io che ringrazio, anzi approfitto di questa circostanza e di questa opportunità che il pastore mi ha dato e voi mi avete, così con cui mi avete così gentilmente accolto per dire veramente il grazie non soltanto mio personale, non soltanto dell'associazione che rappresento ma un po' di tutte le associazioni e direi anche per quanto riesco a rappresentare della città di Sesto San Giovanni. Ecco poi eh, vorrei chiedervi la cortesia, se mi permettete, di eh, condividere con voi un po' le riflessioni che eh, mi venivano spontanee intanto che partecipavo con voi a questo momento di culto, di gioia e di celebrazione. E, eh, le, le riflessioni nascevano, mi sono nate, eh, mettendo insieme alcune parole che voi avete più volte espresso e cantato in questo momento. Mi hanno ricordato una frase che a me piace molto di eh, Ireneo di Poitiers, che è un, stato un vescovo nel IV secolo, III-IV secolo d.C., che dice così «Gloria di Dio è l'uomo vivente». La parola gloria è tornata spesso da voi, la parola Dio è tornata spesso, è anche vivente. E le riflessioni appunto che, che facevo era che il, il primo uomo che vive, che è vivente, è Gesù. Eh, lui è l'inizio eh, e la fine, come, ha detto, come è stato detto, lui è risorto, lui è vivo. Quindi eh, Gesù è l'uomo che vive eh? e in Gesù si manifesta la gloria di Dio, eh? questa potenza con cui Dio ha voluto venire incontro, dare, dare la mano a noi, a ciascuno di noi, accompagnarci nei momenti di bellezza, nei momenti di serenità, ma anche e soprattutto nei momenti, nei momenti un po' tragici, nei momenti dolorosi della nostra vita. Eh, però, gloria di Dio non è solo Gesù che vive, ma come avete cantato, è Gesù che vive dentro di noi. Quindi, diventiamo noi la, la, la gloria, la manifestazione della gloria di Dio. E qui eh, ecco, mi riallaccio un po' a quella che è la nostra vita di tutti i giorni. Perché è bellissimo cantarle queste cose, ci commuovono, ci fanno sentire pieni di entusiasmo, ma poi dopo andiamo al lavoro, torniamo nelle nostre case, e affrontiamo la fatica del, del vivere quotidiano, del guadagnarci il pane con il sudore, dello stare insieme a assistere i fratelli nostri più bisognosi. Ecco, io credo che in questo si manifesti questa gloria di Dio che diventa poi un po' la salvezza di questo mondo, insomma, eh, non è una cosa meccanica la salvezza degli uomini, il migliorare la nostra società che ha tanto bisogno, e siamo noi. E quindi io ho colto, venendo qui con voi, ho colto un po' questo messaggio, che diventa anche per me un po' uno stimolo a dire eh, non mi devo racchiudere in me stesso, non devo chiudere gli occhi e non guardare quello che mi sta attorno. Non devo vivere su, nel mio castello arroccato lì con tutte le, le porte sbarrate, il ponte e alzato. Ma devo vivere in mezzo agli altri perché vivendo riesco a manifestare la gloria di Dio. Grazie di tutto. Grazie dottor Bonfanti. Vorrei che non ci lasciasse perché noi, come segno di apprezzamento. Ma non solo, anche come ricordo di questa giornata, di questa visita, abbiamo voluto preparare un piccolo gesto, una targa, che vogliamo consegnare al dottor eh, Savino Bonfanti. Quindi vorrei invitare qui insieme con me gli anziani collaboratori stretti a venire avanti. E a nome di tutta l'Associazione Sorgente, l'Assemblea Sorgente di Vita e dei Responsabili, io consegno questa targhetta, questa targa, come segno di ricordo da Sorgente di Vita al dottor Savino Bonfanti, presidente della Sesto Proloco. Non so se è possibile fare una foto ricordo. Ci mettiamo, Davide? Ok, okay possiamo fare... Foto. Ok, grazie ancora, grazie. 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 <ride> e grazie anche a Tiziana per essere qui con noi. Possiamo ti puoi alzare, vogliamo fare un applauso a Tiziana. Grazie per la vostra presenza qui insieme con noi questa mattina. Ah, un saluto ce lo puoi dare Tiziana? No? no, va bene, non vogliamo assolutamente. Bene, grazie al Signore per tutto quello che noi possiamo fare. Amen. Ora ci vogliamo rivolgere alla scrittura e vogliamo permettere ora a Dio di parlare attraverso la sua parola, la Bibbia, che per noi è parola di Dio, al nostro cuore. È bello stare insieme, lo diamo al Signore ma il momento più importante, il culmine no, del cuore delle nostre riunioni è proprio quando noi ci apprestiamo e ci avviciniamo alla scrittura, alla Bibbia, permettendo alla Bibbia di parlare alla nostra vita. E quindi io vi vorrei invitare ad aprire la vostra Bibbia insieme con me nel primo libro di Samuele. e voglio leggere insieme con voi dal capitolo 2 i primi dieci versetti. Nella mia Bibbia c'è un titolo che dice cantico di, di Anna, non è di Davide, ma mi piace descrivere come salmo di Anna. Al Signore tutto l'onore e la gloria. Amen. Testualmente leggiamo. Allora Anna pregò e disse, il mio cuore esulta nel Signore. Il Signore ha innalzato la mia potenza. La mia bocca si apre contro i miei nemici perché gioisco nella tua salvezza. Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio. Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché il Signore è un Dio che sa tutto e da lui sono pesate le azioni dell'uomo. L'arco dei potenti è spezzato, ma quelli che vacillano sono rivestiti di forza. Quelli che una volta erano sazi si offrono a giornata per il pane, e quanti erano affamati ora hanno riposo. La sterile partorisce sette volte, ma la donna che aveva molti figli diventa fiacca. Il Signore fa morire e fa vivere. Fa scendere nel soggiorno dei morti e fa risalire. Il Signore fa impoverire e fa arricchire, egli abbassa e innalza, alza il misero dalla polvere e innalza il povero dalle tame, per farli sedere con i nobili, per farli eredi di un trono di gloria. Poiché le colonne della terra sono del Signore e su queste ha poggiato il mondo. Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, ma gli empi periranno te nelle tenebre. Infatti l'uomo non trioffrerà per la sua forza. Gli avversari del Signore saranno frantumati, egli tornerà contro di essi dal cielo. Il Signore giudicherà l'estremità della terra e dà forza al suo Re innalzerà la potenza del suo unto. Signore, ti benediciamo, ti ringraziamo ancora per la tua parola in questo giorno che possiamo meditare. Chiediamo guida, unzione e chiedo ispirazione affinché le mie parole non possano essere le mie parole ma le tue parole. Signore, unzione su chi parla ma anche su chi ascolta. E ti ringraziamo, Signore, perché ancora la tua parola oggi ci toccherà nel nome di Gesù. Amen. Amen, accomodatevi pure. Questi giorni pensavo e meditavo sul bisogno dell'uomo. L'uomo, inteso uomo donna, creatura, è un uomo che ha bisogno, ha bisogni, tutti abbiamo dei bisogni. E credo che la Chiesa deve essere sensibile ai bisogni dell'uomo. Dal momento in cui la Chiesa è sensibile al bisogno dell'uomo e ministra sui bisogni degli uomini, le Chiese si popolano. Gesù d'altronde era molto sensibile al bisogno delle persone, era un uomo che quando si trovava sulla terra era pieno di compassione compassione per coloro che erano affamati, per coloro che vivevano come pecore senza pastore, era sensibile al bisogno degli uomini. Ci sono bisogni che in qualche modo possiamo soddisfare noi, ma ci sono bisogni che nonostante tutte le nostre forze, nonostante le nostre capacità, nonostante quello che noi possiamo fare, a volte siamo così talmente impotenti al punto tale che non riusciamo a soddisfare completamente i nostri bisogni. E ci sono bisogni, bisogni materiali, ci sono bisogni esistenziali e poi ci sono bisogni anche che soprattutto vanno a toccare qualcosa che va dentro di noi, nel nostro cuore. Noi possiamo in qualche modo avere e poter soddisfare tutto quello che... Nostro bisogno, i nostri, la nostra area materiale ha bisogno, ma ci sono dei bisogni interiori che parzialmente riusciamo noi a soddisfare, ma che qualcuno è in grado di soddisfare. Ma che qualcuno è in grado di soddisfare? Chi è questo qualcuno? È Gesù. Un giorno un noto uomo di Dio, un evangelista Moody, diceva che nel momento in cui ci sono delle persone che vivono con la consapevolezza nel loro cuore che Dio è in grado di sistemare e di portare guarigione, di compiere grandi cose, allora là Dio può fare grandi cose. Mentre quando trova delle persone che non vivono con questa consapevolezza o persuasione dentro di lui che Dio può in qualche modo e in modi tante volte anche a noi sconosciuti, intervenire in nostro favore, quando non c'è questa consapevolezza, d'altronde Dio tante volte non è in grado di compiere miracoli o di compiere attività o azioni verso l'uomo, inteso uomo-donna. D'altronde. Il credente, la Bibbia dice che il giusto, chi sono i giusti, coloro che sono stati giustificati? Il giusto non è colui che non pecca mai o che non compie mai degli errori. Infatti la Bibbia dice che il giusto, che è giusto, cade sette volte al giorno. Io non mi reputo giusto, tante volte forse magari cado qualche volta di più. Però grazie a Dio perché quando cado c'è qualcuno che mi rialza. E eh, questo qualcuno è naturalmente Gesù. Ma per giusto si intende coloro che sono stati giustificati e resi giusti attraverso Gesù. E quindi coloro che hanno ricevuto Gesù nella propria vita sono stati giustificati e vivono con Gesù, vivono per fede. E naturalmente la nostra fede viene alimentata proprio anche dall'ascolto della parola di Dio, della Bibbia, perché Dio, Dio è un Dio fedele. E quando Dio dice qualcosa la mantiene. Amen. La Bibbia dice che fedele è colui che ha fatto le promesse. Ora ci sono bisogni e bisogni. Questa settimana mentre stavo considerando e pregando sulla meditazione di questa giornata, di oggi, il Signore e lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore un soggetto molto 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 particolare. Particolare. Sapete, ci sono i mali del secolo, si parla dei mali del secolo. C'è il male del secolo che oggi, come oggi, potrebbe essere il tumore, i tumori. Oggi siamo all'alba del 2000, eh, no all'alba, siamo nel 2016, e ancora purtroppo di tumore si, ci si riesce a salvare, ma in maniera parziale, perché ci sono determinate situazioni, determinati tumori che purtroppo diventano incurabili. Ma non è di questo che voglio parlare. C'è un altro male del secolo che si chiama depressione. Le statistiche affermano che almeno il 15% della popolazione soffre di questo problema, di questo male, depressione. La depressione che cos'è? È una condizione collegata tra il fisico e il psico, psico-fisico che caratteri ca caratterizza un grande numero di nostri comportamenti che caratterizza il nostro comportamento, il disturbo, la depressione che cos'è? È il disturbo dell'umore molto diffuso, è un, un disturbo che va a toccare il nostro umore. Di fatti chi purtroppo ha questo disturbo, purtroppo ha la tendenza ad avere degli sbalzi di umore, vengono chiamati. Oggi ti, ti stai bene e domani non ti trovi bene. Sono molte le persone purtroppo che sono affetti da questo disturbo, quindi come dicevo prima le statistiche parlano molto chiaro, un 15% della popolazione ha una diffusione eh, di questo disturbo. Le persone che soffrono i sintomi, quali sono? Giusto una panoramica sui sintomi della depressione, si sentono sempre giù? l'umore e i pensieri sono sempre negativi, tante volte non riescono a godersi eh, la vita, sensi di colpa, attacchi di panico, la tendenza è sempre a svalutarsi. Purtroppo di questo male, di questa sofferenza, alcuni addirittura hanno deciso di prendere, hanno preso de decisioni vitali. Alcuni si sono tolti la vita, quando poi alla fine vai a scavare e a capire qual era la causa o le cause, pare che soffriva di depressione. Avete mai sentito parlare di persone che magari apparentemente sembrava che avessero tutto? apparentemente si godessero praticamente la vita al 100%, poi alla fine si sente che si è suicidato. Come mai? Soffriva di depressione. Quindi ci sono casi e molti casi che vivono purtroppo di questo disturbo, di questo male. Ora io credo che non bisogna dire, ah chissà quanti, ci sono stati anche grandi uomini di Dio che hanno passato momenti difficili e che hanno purtroppo anche avuto momenti di depressione. Quali sono le cause? Le cause possono essere tante e svariate, problemi, momenti di stress, difficoltà. A volte ci sono cause, effetti scatenanti, a volte non si capisce neanche il perché. Non ci sono effetti scatenanti. Ci sono gli stati depressivi anche delle donne che partoriscono, il post-parto. Poi ci possono essere tante le cause di queste, di queste situazioni che, che portano a soffrire. Un problema di lavoro, tante volte, può far cadere anche in depressione. Un problema economico, finanziario che si protrae nel tempo può portare a una forma addirittura anche di depressione. Io credo che potremmo fare una lunga, una lunga lista, perché le casistiche potrebbero essere diverse, diverse situazioni. Ci sono diverse cure. Alcuni, no, alcuni, ci sono gli antidepressivi. Però noi abbiamo il nostro dottore qua che ci può insegnare che ci sono anche degli effetti collaterali. Tra l'altro quando vengono utilizzati, dottor François mi puoi dare qualche, magari per lungo tempo, perché crea degli effetti nella chimica, sono andato a vedere un pochettino nel cervello, tante situazioni, ma soprattutto ci sono delle, degli effetti collaterali dal punto di vista di dipendenza perché poi si diventa dipendenti di alcuni farmaci e quindi tu non ne puoi fare più a meno. Quindi la soluzione potrebbe essere una soluzione momentanea, ma non definitiva. Quindi diventi dipendente di un qualcosa, oppure hai bisogno di parlare. Quindi diventi dipendente di un'altra persona, ci sono gli psicologi. Niente da dire né sul farmaco e neanche su i medici, noi non siamo contro i farmaci o le, le farmacie o i medici, noi andiamo e ci facciamo pure curare quando serve, però non vogliamo diventare dipendenti. Quando serve le medicine bisogna prenderle, per carità. Ma ci sono alcuni aspetti, alcune malattie, come tipo anche la depressione, che la medicina fino ad un certo punto riesce a curare. Perché poi diventa un paliativo momentaneo. È finito l'effetto della, 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 della cura della medicina. Tu devi andare subito immediatamente a riprenderti subito la medicina. E quindi diventa una dipendenza. Che cosa? Da un farmaco. La dipendenza da qualcuno che in qualche maniera ti fa parlare. La dipendenza da qualcuno, la dipendenza, dipendenza. Sono tante le casistiche. Ora non voglio fare il medico di turno, anche perché non lo sono. E magari qualcuno ci potrebbe dare magari una panoramica maggiore per quanto riguarda questo tipo di sofferenza o di malattia. Ma ci sono quelle forme di depressione che a volte vanno a toccare l'intipo del nostro cuore, ci portano appunto in uno stato di situazione, di vita abbastanza... Voglio dire, eh, di sofferenza al punto tale che non si riesce tante volte a risollevarci. Il salmo di Anna. Ora entriamo nel nostro contesto. Anna scrive un salmo, questo salmo, questo canto. Dopo essere uscita da una forma di depressione quindi, depressione, quindi la domanda è: si può uscire da queste forme di depressione? La risposta è sì, e lo dico con forza. Come dicevo prima, diceva Mudo, Mudi: Noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che il Signore è in grado di compiere ogni cosa. Alleluia, e noi viviamo. Gloria a Gesù. E noi viviamo con questa consapevolezza nel nostro cuore. Io sono pastore non per nomina ma per chiamata di Dio. E da sempre, a prescindere dal pastore o non, ho sempre vissuto con questa consapevolezza nel mio cuore che il Signore è in grado di compiere opere potenti in mio favore o in nostro favore. E non c'è niente di impossibile per il Signore, nemmeno quello di poterci guarire, liberare da una forma di depressione. Amen? Questa è la consapevolezza che ci deve essere nel nostro cuore. Dato il titolo a questa predicazione. Dalla tomba della, della depressione alla gioia, dalla tomba della depressione alla gioia. Anna, voglio utilizzare un termine utilizzato, una, una terminologia, un termine utilizzato dal fratello eh, Mimmo Modugno, che abbiamo avuto con e domenica. Vogliamo fare un excursus, lui parlava no? della vita di Anna. Anna stava vivendo, se andiamo a leggere nel primo capitolo, conosciamo tutti la storia di Anna, stava vivendo una situazione che l'ha portata ad essere veramente depressa. Sappiamo che era una donna sterile, non poteva avere figli e in quel periodo la sterilità non era vista molto bene, non era vista per niente bene. E quindi sicuramente il fatto che lei viveva questo fatto già di non poter in qualche modo poter mettere in pratica l'istinto materno perché non poteva avere figli, non solo non era vista molto bene, quindi questa sicuramente era una situazione che le creava sicuramente molti scompensi nella sua vita, e quindi possiamo solo immaginare lo stato interiore di Anna, lo stato interiore di Anna. Sapete tante volte? Noi viviamo uno stato interiore che non è quello esteriore. Quante persone ci sono che a volte ti fanno il sorriso, sembra che apparentemente va tutto bene, quando poi dentro hanno dei seri problemi, perché? Perché ci sono dei problemi interiori, magari non sono in pace con, so con se stessi, oppure ci sono delle situazioni che addirittura non la fanno stare in pace, non la fanno stare bene, o ci sono delle sofferenze, delle affliz afflizioni come quelle vissute da Anna, che in qualche modo non ti permettono di vivere come dovresti vivere. Mi piace... Ricordare quello che stavo dicendo di prima a proposito della gioia. Grazie a Dio perché il Signore ha messo una gioia dentro di noi. C è qualcosa, come diceva anche il dottore Bonfanti, che è dentro di noi e che vale molto di più di quello che c'è esteriormente. Noi nella vita possiamo forse non avere nulla, possiamo perdere tutto, possiamo forse non avere dei patrimoni, non è? ma c'è qualcosa di un patrimonio molto molto importante che è la pace interiore che solo il Signore ci può dare, che va oltre tutti so quelli che sono i benefici che noi possiamo ricevere ed avere. Esteriormente o materialmente, Anna era una situazione tribolata. Era una donna tribolata. C'era una rivale e il cane aveva due mogli a suo tempo. Oggi non è possibile, andiamo a parlare o a manifestare sulla famiglia. Noi abbiamo dei principi e portiamo avanti dei principi sani. Quali sono i principi di Dio? Sono i principi che lui ha stabilito per la famiglia. Amen? Quando Dio ha costituito l'uomo e la donna, non gli ha dato la possibilità ad Amo di scegliere tra tante Eve una cenera. Siamo d'accordo? Ah, questo è il principio di Dio scritturale. Amen? E quindi noi lo sosteniamo e lo sosteniamo con forza. Ora c'era Pennina, l'altra moglie di Elcana, la rivale di eh, Anna, che ogni volta e ogni anno che la vedeva al versetto 6 del capitolo 1 leggiamo che la rivale mortificava continuamente Anna per amareggiarla perché il Signore l'aveva fatta sterile e così avveniva ogni volta e ogni anno che si vedeva con Anna. Provate a immaginare la situazione o la condizione vissuta da Anna. Come vi sareste sentiti voi al posto di Anna? Altro che depressione. Non solo, vivo già la mia situazione, le mie situazioni perché non posso avere figlia, figli, sono sterile. Non solo, poi mi ritrovo con un'altra che in qualche maniera mi fa pesare la cosa. E quindi era amareggiata. Quindi i sintomi di una donna depressa o di una persona pe depressa in Anna c'erano tutti. Difatti, se leggiamo appunto nel primo capitolo di Samuele, leggiamo perciò Anna piangeva e non mangiava più. Questi sono i sintomi di chi è depresso: piange, è sempre triste, è sempre triste, non ha mai gioia. Chi è depresso è sempre negativo. Chi è depresso tante volte dice anche cose che non deve dire, difatti, ad un certo punto nel libro di Samuel, al capitolo 1, ad un certo punto, mentre stava parlando con il sacerdote Eli, Anna dice nel versetto eh, 16: Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi hanno fatto parlare fino ad allora. L'eccesso del dolore e della tristezza l'aveva fatta parlare tante volte. L'eccesso del dolore e della sofferenza non solo ci fa parlare, ma ci fa anche straparlare. Ci fa dire cose che non dovremmo dire. Chi è depresso se la prende con tutti. Chi è depresso cerca di trovare la soluzione neg negli altri persone e magari se si trova in una certa situazione è colpa degli altri perché non mi aiutano, perché? perché si aggrappano alle persone, perché si aggrappano agli uomini, nella società e magari anche tante volte nella chiesa. Io sono in questa situazione e nessuno si prende cura di me. C'è un passaggio nella Bibbia che dice benedetto l'uomo che confida nell'Eterno ma che si aggrappa all'Eterno che se si aggrappa al Signore questa è la chiave per uscire da determinate situazioni. Ora io voglio insieme con voi esaminare tre aspetti per come uscire da queste forme di depressione, che poi ci sono forme e forme di depressione, ci sono depressioni gravi, ci sono depressioni magari momentanee, ci sono situazioni meno gravi, però in qualche maniera ci sono delle forme di sofferenza che comunque ci fanno vivere male e il Signore non vuole che noi viviamo male, perché noi possiamo dire che la gioia del Signore è la nostra forza. Alleluia. E mi piace comunque ricordare che a prescindere da come vanno le situazioni, perché io ha creduto nel Signore e ne ha fatto un'esperienza. Personale e lo ha fatto diventare il proprio Dio, il proprio Signore e il proprio Salvatore a prescindere da come vanno le situazioni nella vita non si ferma e non si sofferma a guardare le situazioni della, della vita o di quello che circonda, che lo circonda ma che ad un certo punto presi, prende posizione e dice a prescindere da ogni situazione io posso dichiarare sopra la mia vita non tristezza non afflizione, ma posso dire che la gioia del Signore è la mia forza. E io prendo gioia nel Signore, noi prendiamo gioia nel Signore. Amen. Alleluia. Chiave per uscire da una forma di depressione. Noi abbiamo dichiarato quest'anno un anno di benedizione, un tempo di raccolta, un tempo dove noi vedremo anche il soprannaturale, un tempo dove noi vogliamo vedere guarigioni fisiche e pure spirituali. Alleluia, gloria a Gesù, fisiche e pure spirituali, perché ci sono malattie eh, spirituali o interiori che fanno più male di quelle esteriori. E il Signore, grazie a Dio, ci vuole guarire sia dall'uno ma anche dall'altro. Il primo punto che voglio considerare con voi, qual è? E bisogna prendere consapevolezza della situazione in cui noi ci troviamo. Anna riconosce il proprio bisogno. Versetto 9 del capitolo 1, Anna ad un certo punto, anzi versetto 10, dice, lei aveva l'anima piena di amarezza. E perciò cosa fa? Anna prega il Signore. E si rivolge a Dio dicendo... Di, eh, pregando fece un voto e disse o signore degli eserciti se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi riconosce Anna davanti a Dio di essere una donna afflitta che c'erano delle situazioni che lo affliggevano. Ora non era tanto la situazione, ora Anna, quello che voglio mettere enfasi su questa prima parte, su questo primo punto, non è tanto il fatto che Anna era afflitta solo perché non poteva avere figli e quindi poi alla fine, come vedremo dopo, il Signore gli ha concesso la gioia di poter concepire Samuele, qualcosa che il Signore gli ha dato e che poi lei poi ha ritornato al Signore. Mi piace ricordare questo, perché quando noi riceviamo da parte del Signore non ce lo teniamo per noi, noi lo ridiamo al Signore. Fa un voto. Anna, al Signore dice, se tu mi darai, io te lo ritornerò e te lo metterò nelle tue mani. Poi così mantiene la promessa che lei aveva fatto. Ma non è di quello che voglio parlare. Anna risolve i suoi problemi non attraverso una cura, non attraverso il fatto che va dal sacerdote Eli e poi comunque parla anche con Eli ed è incompresa da lei perché Eli pensava addirittura che mentre lei stava pregando magari era anche ubriaca e non era lei che parlava. Ma quello che ha potuto in qualche modo risolvere il problema di Anna è stato il rapporto che Anna aveva con Dio. Anna si rivolge a Dio. Anna nella sua amarezza, nel momento in cui esce da una certa situazione, o prende consapevolezza di uno stato di cose che si stava portando avanti non da un giorno ma da anni. Difatti leggiamo che la rivale ogni anno. Ora non si dice di per quanti anni. Anna stava soffrendo di questa situazione, ma sicuramente era una situazione che si stava portando negli anni. C'è speranza anche per quelli che da anni stanno soffrendo e che in qualche modo il Signore ancora oggi è in grado e vuole liberare e guarire. Tante volte ci sono persone che dicono, e io da quanti anni soffro di questa situazione? Oppure tu stai aspettando una risposta dal Signore e dici, sto pregando da un anno, da cinque anni, da dieci anni. Allora la chiave, la soluzione qual è? Continua a pregare. La chiave qual è? Continua ad avere fede, continua a credere che il Signore è in grado di poterti liberare da una determinata situazione. Se noi siamo consapevoli dentro di noi che Dio è in grado di tirarci fuori da ogni e qualsiasi situazione, vi posso garantire, lo possiamo garantire insieme, che Dio lo farà. Ora qualcuno dice, ma perché non lo fa adesso? E ti do la risposta, non lo so. Non lo so. Perché? Perché non sono Dio. Però Dio lo sa. Da parte mia e da parte nostra dobbiamo continuare a credere che abbiamo un grande Dio. Dobbiamo continuare a credere che abbiamo un grande Dio. La chiave per uscire da una determinata situazione, così come è uscita anche Anna, è stata proprio nel suo rapporto che aveva con Dio ed è qualcosa di personale. Per chi non fa una o non ha fatto un'esperienza col Signore, alla fine quando si parla delle varie religioni si dice, vabbè ma sono più o meno tutte le stesse, sono tutte uguali, tanto c'è un solo Dio, è vero che c'è un solo Dio, ma la relazione è diversa, il rapporto è diverso, quello che Dio vuole e ci chiede è un rapporto personale con lui. Anna aveva un rapporto personale con lui, anche quando si trovava in questa forma di depressione, comunque alla fine... Nel momento in cui ha avuto la sua lucidità di mente, lei si è rivolta al Signore sapendo che da Lui poteva trovare soluzione ed essere guarita e ricevere esaudimento alla sua preghiera. Si può uscire dalla depressione? La domanda è, sì che si può uscire. E tu devi essere consapevole. Io non so se in mezzo a noi c'è qualcuno in questa mattina che sta soffrendo forme di depressione. Qualcuno c'è, perché lo so. Ma di altri non lo so. Ma il Signore conosce ogni cosa. Il Signore conosce ogni cosa e Lui vuole guarire. Ci vuole guarire da forme di depressione, da forme di malattia. Ci vuole tirare fuori da ogni e qualsiasi forma di problema o di malattia o di sofferenza in cui tu ti stai venendo a trovare. E lo devi credere, lo dobbiamo credere, lo dobbiamo credere con tutto il nostro cuore. Com'è il tuo rapporto con Dio? Anna si rivolge al Signore e parla e apre il suo cuore al Signore. Signore, sono afflitta, sono amareggiata. È bello avere questo rapporto con Dio. E questo è il rapporto che bisogna avere con Dio, non un rapporto distaccato, non una relazione distaccata, non una relazione formale o informale. Una relazione intima è quello che il Signore ci chiede. Non attraverso una religione, ma quale religioni? Oggi di religioni ce ne sono tante e sono una grande confusione, ma quello che oggi noi vogliamo predicare, predichiamo tutti i giorni della nostra vita e ci sforziamo di portare avanti e di vivere la nostra relazione con Dio attraverso la persona di Cristo Gesù. Alleluia, com'è la tua relazione col Signore? Alimenta la tua relazione col Signore, credi che il Signore è in grado di operare nella tua vita, credi che il Signore è in grado di operare dentro il tuo cuore, credi che il Signore ti può liberare da ogni e qualsiasi forma di depressione. Forse gli uomini non lo sanno, forse riesci pure a mascherare molto bene, ad avere anche un bel sorriso. Ma non tutti sanno quello che tu stai vivendo dentro il tuo cuore. Ma ti posso dire, vi possiamo dire, possiamo dirci insieme che tra gli, gli attributi di Dio c'è l'onniscienza. Cosa vuol dire che Lui conosce ogni cosa? Chi conosce il cuore dell'uomo? Chi lo conosce? Io non conosco il vostro cuore come voi non conoscete nemmeno il mio cuore. Ma c'è qualcuno che conosce sia il mio che anche il vostro cuore. Ed è qualcuno che è in grado di entrare nel cuore, fare una introspezione ed entrare nel profondo del nostro cuore e vedere quello che realmente c'è. Ed è bello potersi aprire davanti alla persona di Gesù e dire Signore tu conosci il mio cuore. Ma essere veramente consapevoli che Dio conosce il tuo cuore. A volte il nostro cuore, forse non lo conosciamo neanche noi fino in fondo, ma c'è qualcuno che veramente conosce ogni angolo del nostro cuore. Conosce l'afflizione. Quante cose ci sono nella vita che tante volte creano afflizioni dentro di noi, che creano dolori, creano sofferenze. I dolori che portiamo nel cuore, le sofferenze che portiamo nel cuore, le afflizioni che sono presenti nel cuore, io ci sono passato, sono quelle più dolorose e fanno più male di una ferita sulla carne quando addirittura il dolore che è presente nel nostro cuore non è risolto e non è guarito completamente. Ma grazie a Dio perché il Signore è colui che ci guarisce. Domenica è stato parlato di guarigione di ferite e il Signore oltre alle ferite vuole farci uscire da queste forme di depressioni, queste forme che purtroppo tante volte ci fanno vivere con lo sbalzo di umore. Oggi siamo giù e domani siamo su, oggi siamo sul melo e domani siamo sul pero. E purtroppo tante volte quando si vivono queste situazioni non solo non viviamo bene noi, ma non fai bene vivere bene neanche quelli che stanno vicino a te. Vivere di fianco a una persona che, che ha questi tipi di problemi non è facile, ma io me ne rendo conto. Sapete quante volte mi sono trovato di fronte a casi di questo genere e io avrei voluto, voluto risolvere il problema ma non, non sono stato in grado perché sono stato incapace abbiamo fatto consulenze, ore di consulente e la cosa poi non si è risolta perché? perché non siamo Dio e solo Dio è in grado di guarire e di curare determinati mali che noi viviamo dentro di noi così come ha, ha guarito il male di Anna quindi Anna riconosce il suo bisogno davanti a Dio. Sono afflitta. Davanti a chi dobbiamo riconoscere il nostro bisogno? Davanti a chi dobbiamo confessare il nostro bisogno? Quando la Bibbia dice confessate i peccati gli uni e gli altri, noi non crediamo nella confessione degli uomini, perché non c'è nessun uomo sulla terra che ci può perdonare o che ha il potere e la capacità di perdonare i nostri peccati. Solo Gesù è morto sulla croce e sulla croce ha portato i nostri peccati. E lui, dal momento in cui noi ci pentiamo, ci ravvediamo e riconosciamo il nostro peccato, la Bibbia dice che lui è fedele e giusto da perdonare ogni peccato. Nel momento in cui noi riconosciamo la nostra situazione davanti a Dio, il Signore è in grado di sistemare ogni situazione. Il primo punto è riconosci il tuo bisogno davanti a Dio. Solo Dio, attraverso il tuo rapporto che avrai con Lui e che hai con Lui, ti può liberare e guarire da determinate situazioni. E poi, alla luce della liberazione avvenuta, Anna, e ora... Vogliamo esaminare il salmo di Anna, fa una confessione di fede sulla base non tanto di un aspetto formale, ma sulla base di un'esperienza vissuta. Dal momento in cui noi veniamo liberati, dal momento in cui noi veniamo guariti, dal momento in cui noi riceviamo qualcosa da parte di Dio. Diventa forza e qualcosa di indelebile nella vostra vita, nella nostra vita, che non possiamo fare a meno di tenere solo per noi e di raccontare, e soprattutto di essere grati a colui che ci ha liberato da ogni situazione. Amen. Maria non poteva tenere, so Anna non poteva, scusate, tenere solo per lei quello che aveva ricevuto, e così poi ha scritto questo canto, un canto come frutto di qualcosa che lei ha vissuto. Grazie a Dio per le esperienze che possiamo fare tutti i giorni con il Signore Gesù. Grazie a Dio perché il Signore si fa conoscere e vuole farsi conoscere per quello che fa, ma per quello che è soprattutto. Non dobbiamo avvicinarci al Signore solo perché abbiamo bisogno. Qualcuno ho sentito che tempo fa si era allontanato dal Signore perché ho pregato un sacco di volte e il Signore e il Signore non mi ha liberato, non ho ricevuto nulla da parte del Signore, quindi a me il Signore non mi vuol bene e non mi ama, e quindi io mi allontano e questa è la soluzione. Non è questa la soluzione. Noi dobbiamo continuamente, continuamente servire il Signore, vivere il nostro rapporto con Dio, a prescindere da come vanno le situazioni. Davide diceva all'uomo secondo il cuore di Dio, io benedirò l'Eterno in ogni situazione, in ogni circostanza. Cosa stava dicendo? A prescindere dalle circostanze, io benedirò l'Eterno e non mi allontanerò da lui. E se poi lui mi vuole liberare io sono qua. Ma vi ricordate Sadak, Mesac e Abdenego e sono stati menzionati pure anche la volta scorsa dal pastore Mimmo Modugno quando si trovarono in quella circostanza. Loro non scesero a compromesso con Nebucadonosor, il re. E poi dissero: noi crediamo in un Dio che è in grado di poterci liberare da questa situazione. Pertanto noi non scendiamo in comprom a compromesso con te. E comunque. E comunque. E comunque, anche se il Signore non lo facesse, per quale motivo il Signore non dovrebbe farlo? Non lo so. Ma se non lo fa è sempre per il nostro bene. Amen? Tante volte noi ci presentiamo al Signore come mi piace ricordare il distributore automatico. Metto la monetina e mi deve uscire la bibita. E se non esce la bibita, avete mai visto qualcuno che prende a pugni la macchina il distributore? perché gli ha mangiato la, la monetina e tante volte succede la stessa cosa con Dio. Noi mettiamo la monetina e Dio immediatamente deve rispondere al nostro bisogno e se poi non risponde al nostro bisogno ci lamentiamo pure con Dio come se noi fossimo al pari livello perché tu non me l'hai dato così adesso io mi allontano allontanati fai quello che vuoi Dio rimane sempre Dio Dio rimane sempre Dio e se c'è qualcuno che ha da perdere allontanandosi da Dio, sei proprio tu, sono proprio io se mi allontano al Signore. Perché nel momento in cui io mi allontano da Lui, e eh, Lui si allontana da me. Ma non perché si allontana Lui da me, nel senso che lui prende le distanze, sono io che prendo le distanze, ma fino a quando io mi avvicino a Lui, lui si avvicina a me e quindi vivo sotto la protezione di Dio. E anche se un esercito intero dovesse accamparsi contro di me, io non avrò paura. E stando vicino a Lui tutti i giorni, io mi sentirò incoraggiare dal Signore che mi dice: Non temere perché io sono con te. Tutti i giorni io posso confidare nel Signore, tutti i giorni io posso affrontare la vita sapendo che qualcuno mi aiuta a affrontare le situazioni e mi aiuta ad uscire anche da determinate situazioni perché io so che il mio Signore vive. Vi ricordate Giobbe? Era un uomo integro. Un uomo Pio amava il Signore, ma è stato messo alla prova. E nel culmine della sua prova, mentre tutti lo scoraggiavano, pure sua moglie, la persona che aveva al suo fianco, ad un certo punto gli disse: Ma che cosa ancora continui a lodare a benedire questo Dio? Maledici Dio una volta allontani e smettila e poi muori. Smettila. Tante volte anche le persone, quelle più vicine, a volte dicono cose che non dovrebbero dire. Ci allontanano, ma grazie a Dio perché Giobbe sapeva in chi aveva creduto e ad un certo punto disse, ma io so, ma io so, lui sapeva ed era consapevole ed era persu persuaso ed era qualcosa che aveva dentro, a prescindere da quello che stava vivendo, Giobbe aveva perso di tutto e di più. Giobbe era stato toccato in ogni area della sua vita, affettiva, sentimentale, familiare, economica. Giobbe aveva perso tutto, ma nonostante ciò, Giobbe ad un certo punto, nel momento in cui si trova, proprio forse che stava raschiando il barile, si stava trovando proprio a terra, a terra, a terra, nel massimo di una certa disperazione e depressione, altro che depressione, ad un certo punto Giobbe dice, ma io so che il mio Redentore vive. Alleluia! Io so che il mio Redentore vive perché era il suo Redentore. Dio era il suo Redentore. Gesù è il mio Redentore, Gesù è il tuo Redentore. E se non lo è, fallo diventare il tuo Redentore. Fallo diventare il tuo Signore. Perché Lui ti potrà tirare fuori da determinate situazioni. Lui che conosce direttamente il tuo cuore e il tuo interiore. E quindi, Anna. È riconoscente e riconoscente perché dal momento in cui lui lei chiaramente si presenta al signore sapendo che il signore era in grado di poter risolvere questa situazione ancora non aveva concepito il figlio e comunque il suo aspetto era cambiato ad un certo punto dopo che finisce di parlare di pregare leggiamo sempre nel primo capitolo di Samuele, stiamo facendo un escursus della vita di Anna, dice che E replicò, vai in pace e il Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli hai rivolta. Quindi riceve incoraggiamento a confidare nel Signore, vai in pace, stai in pace, perché il Signore esaudirà la preghiera che Tu gli hai rivolta. Quando Tu sai che il Signore è in grado di risolvere e di esaudire la tua preghiera, il tuo aspetto cambia. Quando tu vivi con questa consapevolezza, il tuo umore cambia, il tuo lutto cambia, il Signore cambia il lutto in danza. Amen. Amen. E lei rispose, possa la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi. Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo aspetto non fu più come quello di prima e ancora non aveva concepito Samuele, ma la fiducia nel Signore, la fiducia nel sapere che il Signore avrebbe in qualche modo risolto il suo problema e non lo sapeva come, ma aveva fiducia, fiducia era fiduciosa nel Signore, aveva messo la sua vita nelle mani del Signore, aveva pregato, aveva pregato Anna, aveva rivolto una semplice preghiera. Ma grazie a Dio, perché la Bibbia dice che molto può la preghiera del giusto se è fatta con efficacia. Quando ti trovi in una determinata situazione, ma a chi ti rivolgi quando non c'è nessuno, quando non c'è il pastore, quando non c'è un fratello, quando non c'è un amico, quando non c'è qualcuno, rivolgiti al Signore. Rivolgiamoci al Signore, quando ci troviamo nella difficoltà, preghiamo il Signore del cielo e della terra. Davide diceva che il suo aiuto Veniva del Signore, io alzo gli occhi ai monti, diceva Davide, al di sopra dei monti, perché da là so che può venire il mio aiuto. Quando sei nello sconforto, quando sei scoraggiato, quando sei afflitto, Anna era afflitta, Anna era amareggiata, Anna non mangiava, Anna non dormiva la notte, Anna aveva tutte le sofferenze della vita, Anna stava vivendo un momento difficile, ma Anna risolve i suoi problemi in preghiera. Dove risolviamo i nostri problemi? Dove risolvi e in che modo pensi di risolvere i tuoi problemi? Sì, andando dal medico, andando a destra, andando a sinistra, non disprezziamo i medici, ma grazie a Dio perché conosciamo noi il dottore dei dottori, colui che è in grado di compiere opere potenti. Alleluia. Fratelli, noi dobbiamo vivere con la consapevolezza che Dio compie miracoli. Sembra che si sta perdendo un po' questa cosa del fatto di dire mi fa male la testa, eh, vado e mi prendo la medicina. Ma perché il Signore non mi può guarire da un semplice mal di testa? Ditemelo voi. Il Signore non mi può guarire da un tumore. Noi crediamo che Dio è il Dio dei miracoli e dobbiamo essere consapevoli di questo principio. Non posso credere che il Signore possa aprire delle porte di lavoro davanti a me. Non, io devo credere che il Signore è colui che cambia le situazioni. Io devo credere che il Signore è colui che apre porte davanti a coloro che si affidano a Lui. Perché Dio è un Dio che non delude. Non è rimasto mai deluso nessuno da Dio. Perché Dio ha sempre compiuto opere potenti in favore di coloro che si sono affidati a Lui. Quindi la chiave qual è? Affidiamoci al Signore. Affida la tua vita al Signore. La soluzione non è quella di cadere nello scoraggiamento. La soluzione non è quella di cadere nella depressione e poi ci dobbiamo curare. La soluzione sta aggrappiamoci al Signore. Aggrappati a Dio cerca di sperimentare Dio. E se fino adesso non l'hai conosciuto in una maniera personale e diretta, questo è il giorno in cui tu veramente puoi fare un'esperienza e conoscere Dio per quello che Lui è, ma anche per quello che Lui è in grado di fare. Guarda come te lo dico, ci metto tutta la forza, tutta la... ci credo e voglio che ci crediamo insieme. Ci dobbiamo credere che abbiamo un grande Dio. Ci dobbiamo mettere il nostro cuore, ci dobbiamo mettere enfasi e non per pomparci, non è una questione di emotività, è una questione di fede. Non vogliamo uscire da questo luogo emotivamente bene perché qualcuno mi ha pompato e mi ha. No, perché attraverso la meditazione della parola di Dio. È nata una nuova fede, una nuova speranza dentro di me. E io ci devo credere, tu ci devi credere e noi ci dobbiamo credere. Che il nostro Dio è un grande Dio pronto ad intervenire in funzione e in favore di quelli che sono i nostri bisogni. Paolo, l'Apostolo Paolo, chiudendo l'epistola della gioia, epistole ai filippesi, diceva: il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno, ad ogni vostra necessità, secondo le sue ricchezze in gloria. E se Paolo lo diceva, è perché Paolo più di una volta diceva, io sono persuaso, ai Romani diceva, io sono persuaso che né vita, né morte, né cose presenti, né pericoli, né cose future, neanche la morte mi possa sparare dall'amore di Dio. Paolo ne era persuaso, io devo essere persuaso e tu devi farti persuaso, persuasa, che Dio non si allontana da te. E se Dio è un Dio d'amore, è un Dio d'amore e manifesta il suo amore nei nostri confronti. Anna riconosce e dice, il mio cuore esulta nel Signore. Prima era depressa, Anna, e poi cosa dice? Il mio cuore esulta dalla tomba della depressione alla gioia che cambio di situazione può succedere ma certo che può succedere così come è successo ad Anna può succedere a tutti quanti noi uscire da una determinata situazione e poi essere una testimonianza anche per gli altri qualcuno ti può dire ma che cosa ti è successo Sapete c'è il linguaggio del corpo, c'è anche il linguaggio del viso. Quando noi non stiamo bene dentro, si vede pure anche attraverso il nostro sguardo, il nostro viso, ma quando stiamo bene dentro, si vede pure esteriormente che stiamo bene. E Anna dice, il mio cuore esulta. Prima era un cuore afflitto, prima era un cuore amareggiato, ora il suo cuore esulta in chi? Nel Signore. Alleluia, nel Signore, Paolo diceva ai Filippesi: rallegratevi, rallegratevi nel Signore. In che cosa tu ti rallegri? Dove prendi gioia? Noi prendiamo gioia nel Signore. Alleluia. Mi piace ritornare e ripetere questo termine: della gioia. È bello la gioia. Noi quando andiamo fuori per le strade vogliamo e dobbiamo manifestare la gioia che abbiamo dentro di noi. Amen, alleluia, la gioia. Anche Savino, Tiziano, mi pare che anche in questi anni che ci, ci stiamo conoscendo, anche loro dicono, ma dove prendete questa gioia? Vedono, dimostrano e grazie a Dio non lo facciamo tanto perché lo vogliamo fare, ma qualcosa che esce da dentro di noi. E che Dio ha messo dentro di noi e che noi viviamo e continuiamo a vivere in ogni istante della nostra vita, quando siamo tra queste quattro mura, ma anche quando lasciamo queste quattro mura. Alleluia, gloria a Gesù. E quindi Anna riconosce che Dio è l'unico Dio. Il Signore ha innalzato la mia potenza, la mia bocca, si apre contro i miei, i miei nemici perché gioisco nella tua salvezza. Nessuno è santo come il Signore. Dio è Dio. E nessuno è santo come il Signore. L'unicità di Dio. Dio è l'unico Dio e non c'è Dio al di fuori di lui. Alleluia, quindi riconosce Dio, l'unico Dio della sua vita. Lui è l'unico santo, non santo, 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 non faccio nomi. Dio, il Signore, è l'unico santo. E la Bibbia ci dice che noi dobbiamo essere santi come Lui è santo. Quindi cosa vuol dire? Ci dobbiamo santificare. Dobbiamo piacere a lui, dobbiamo vivere la vita di santificazione, essere appartati per un uso speciale, essere appartati per il Signore. Non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio. E poi dice: "Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza della vostra bocca". Stiamo attenti a come parliamo. E a quello che noi diciamo. Nella Bibbia c'è un versetto che dice che morte e vita sono nel potere della lingua. Noi con la nostra bocca possiamo benedire, ma con la nostra bocca possiamo pure distruggere. E con la nostra bocca ci possiamo pure distruggere noi. Quindi dobbiamo proferire parole che edificano gli altri e che portano edificazione pure a noi che lo diciamo. Quindi non esca più. Dalla, dice non parlate più con tanto orgoglio e non esca più l'arroganza della vostra bocca e Anna se fa questa affermazione è perché l'ha vissuta perché probabilmente dalla sua bocca erano uscite parole che non dovevano uscire e oggi lei riconosce e dice anche Giobbe vi ricordate anche lui aveva menzionato parole che non doveva menzionare e Anna parlando agli altri sta parlando di sé dice io ora sto attenta a quello che dico e alle parole che proferisco sulla mia vita quindi non parlate più con l'arroganza o con orgoglio poiché il Signore è un Dio che sa tutto ah. chi è il Signore è un Dio che conosce tutto che sa tutto e dico io sente pure tutto siete d'accordo con me che Dio conosce tutto, quindi sa tutto, ma che sente pure tutto. E a volte sente anche quello che noi non diciamo. Quando Anna stava pregando con il sacerdote Eli, muoveva solo la bocca, ma il sacerdote non sentiva le parole che uscivano dalla sua bocca. Però c'era qualcuno che le sentiva. Era il Signore. Quando Anna stava rivolgendo quella preghiera, era una preghiera che stava rivolgendo in cuor suo, non era ascoltata, non c'era il volume della voce all'esterno, ma il Signore conosceva e stava ascoltando la preghiera che sta uscendo, uscendo dal cuore di Anna. Quindi Anna dice: Il Signore sa tutto, e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. L'arco dei potenti è spezzato, ma quelli che vacillano sono rivestiti di forza. Grazie a Dio, perché il Signore è colui che ci riveste di forza. Chi riveste di forza il Signore? Coloro che vacillano e che sperano nel Signore. E qui devo leggere un passaggio che mi piace molto, che troviamo in Isaia al capitolo 40, sto per terminare, e dice proprio così. Isaia 40, lo leggiamo spesso, mi piace, voi lo sapete, ma in questo contesto lo devo rileggere perché mi fa bene a me stesso, ma credo che fa bene a tutti quanti noi, quando testualmente dice così, egli Dio dà forza allo stanco, accresce il vigore, 40 versetto 29, il vigore a colui che è spossato, i giovani. Che sono quelli che hanno le forze, si affaticano comunque si stancano. I più forti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore? Ma quelli che sperano nel Signore, chi sono quelli che sperano nel Signore? Io spero nel Signore. Chi sono quelli che sperano nel Signore? Noi siamo tra coloro che abbiamo riposto la nostra speranza e la nostra fiducia nel Signore, altro che depressione. Spera nel Signore, dice la scrittura, il tuo cuore si rinfranchi, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze. Oh, quelli che sperano nel Signore non cadono nello scoraggiamento. Attenzione: lo scoraggiamento è naturale. Qualcuno forse magari sta pensando ma questi non ci scoraggiano mai, come no? Ci scoraggiamo sempre, lo scoraggiamento è naturale, prima o poi facciamo i conti con lo scoraggiamento, ma non ci facciamo prendere nello scoraggiamento e non viviamo nello scoraggiamento, ma cerchiamo di dominare lo scoraggiamento. E come dominiamo lo scoraggiamento? Prendendo forza nel Signore. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a vola come le aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Alleluia, camminano e non si affaticano. C'è speranza, c'è speranza. Voglio ricordare il titolo, dalla depressione alla gioia. Io non so, forse tu magari stai vivendo un momento di depressione, magari non è depressione afflizione, forse non è afflizione, magari sei amareggiata, sei amareggiato, non è amarezza, sarà sofferenza, sarà qualcosa, non lo so, avrai qualcosa, comunque spera nel Signore. Sei scoraggiato, c'è qualcosa che ti opprime, sei oppresso da qualche problema o dai problemi, o i problemi stanno cercando di schiacciare la tua vita, spera nel Signore. Dall'afflizione alla gioia, dallo scoraggiamento alla gioia, dall'amarezza alla gioia. Alleluia. Il Signore cambia il lutto in danza, la maledizione in benedizione. Il Signore vuole benedire la tua vita, vuole benedire la mia vita se noi confidiamo nel Signore. Confidiamo nel Signore perché Dio è buono.